Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Oggi è mercoledì 18 agosto 2010. Vedete bene il titolo di questo video. Torniamo su Uomini 3000. Uomini 3000 è un sito, è un blog sul web, su internet. E ho già fatto, mi pare, due video su questo sito. È un sito che io rispetto e che apprezzo molto, sapete? Se non altro perché mi dedicano tanta attenzione, questo mi fa piacere, lusinga il mio amor proprio, va bene, ci sono le critiche, vabbè, alle critiche io rispondo con i miei chiarimenti, senza offendere nessuno. Di nuovo l'amico Andrea, And86Rea19, il quale mi informa, mi dice: guarda che loro, gli uomini 3000, sono tornati a parlare di te, ma a quanto pare ti criticano un po', dice, ma a quanto pare ti seguono. È una cosa importante questo, ci mancherebbe altro. Che non ho mai detto io di essere il portatore della verità. Quanti video ho fatto sulla cosiddetta verità. Va bene. Ecco qua. Allora, qua c'è un primo, diciamo, intervento nei confronti di Serafino Massoni a cura di Mick. E si lamenta Mick perché dice che io, Serafino Massoni, parlando di Uomini 3000, ho evidenziato solo le critiche che mi ha fatto Uomini 3000, non ho evidenziato i commenti favorevoli. Vabbè, se avessi evidenziato i commenti favorevoli, cari amici di Uomini 3000, mi sarei autoelogiato, non vi pare? Quelli di già, perché se il vostro sito era un sito dove nei miei confronti c'erano solo delle critiche e magari anche delle frasi maleducate, vi avrei ignorato. Ho visto un alternarsi di critiche favorevoli e di critiche sfavorevoli. Per questo che ho parlato di voi e mi sono messo con voi in un rapporto dialettico, va bene? Michele. Molto, molto gentilmente dice: nel complesso egli, Serafino Massoni, mi è parso più interessato a sottolineare solo gli elementi negativi, sorvolando rapidamente su ciò che di criticamente costruttivo era presente. Poi c'è, vedete qua, Animus, credo che si rivolga a me, Animus, c'è anche questa simpatica foto, chissà cosa vorrà dire questa foto. Animus, vedete? Animus, guardate un po' che razza di foto. Vedete? Che razza di deficiente. Beh, andiamo su, andiamo, uomini 3000. Andiamo, Io deficiente non l'ho dato mai a nessuno, d'accordo? Sono 3 anni e 2 o 3 mesi che sono sul web. Non mi sono mai permesso di dire a nessuno che è un deficiente. Ah, ancora, poi c'è ancora Animus, due volte Animus, vedete che bella foto, due volte. Non so, secondo lui, Uomini 3000 sarebbe per il matrimonio. Non so che altre scemenze dica più avanti, in 2 minuti ne ha dette già due, devo dedurre quante ne dica in 30 minuti. Perché appunto più di un paio di minuti non mi riesce di guardarlo, e con ragione, lo stesso che prima ha scritto: che razza di deficiente, che sta la democrazia italiana, va bene. Poi ancora Zoltan 2: in questo momento non ho tempo, appena possibile voglio tentare di dare delle veloci risposte alle critiche di quest'uomo. Voglio dialogare, Zoltan 2 dice, voglio dialogare perché c'è bisogno che gente come questa capisca il problema della questione maschile. E io lo capisco benissimo il problema della questione maschile. E questo mio canale, questa mia piccola TV, ben seguita in Italia e all'estero, è l'unico canale questo che ci sia al mondo, dedicato esclusivamente al passaggio dal matriarcato al patriarcato. E questo canale si basa su questo mio romanzo, La stirpe del serpente.
che appunto affronta la questione antica, storica, la guerra di Troia, del passaggio dal matriarcato al patriarcato. È con il patriarcato che nasce il matrimonio monogamico patriarcale con tutti i suoi problemi. E io ci faccio proprio una bella critica del matrimonio monogamico patriarcale. Allora perché, dice, grazie caro Zoltan 2, dice, voglio dialogare perché c'è bisogno che gente come questa, cioè come me, capisca il problema della questione maschile. Ma come? È l'unico canale di questo che c'è al mondo, non dico al mondo, cioè che affronta proprio la questione maschile dentro il patriarcato, il rapporto uomo e donna dentro il patriarcato, dentro la famiglia monogamica patriarcale. Poi, vabbè, poi dopo, poi c'è Clude 87 che ha un commento sereno di Serafino Massoni, condivido, e Clude mi pare che sia il gestore del canale, Clude il gestore di Serafino Massoni, condivido la definizione che dà del matrimonio monogamico come gabbia per le persone. Il resto mi lascia davvero molto perplesso. Caro, la chiave è quella lì, il resto è superfluo. La chiave è quella lì, che il matrimonio monogamico patriarcale è una gabbia per le persone. L'essenza, se tu approvi l'essenza, l'essenza, la sostanza, approvi tutto. E io è quello che dico. Su questa mia piccola TV dico questo. È una gabbia per le persone, il matrimonio monogamico patriarcale. È una gabbia sia per la donna carcerata che per l'uomo carceriere. Va bene? 1600 video ci sono che dicono queste cose, Poi c'è uno che non nomino, non si merita di essere nominato, perché scrive, guardate che razza di lettera che scrivo, quanto è lunga, quanto tempo che mi dedichi, caro amico. Dice che io l'ho bloccato su YouTube, per forza, aveva fatto un commento molto pesante, molto offensivo nei confronti di un mio amico, di un amico, un commento offensivo, e io sul mio profilo ho risposto dicendo, caro, la prossima volta che farai un commento tanto offensivo nei confronti di un mio telespettatore, di un amico, io dovrò bloccarti. Non faccio nomi, ma è proprio così. Chi ha seguito la vicenda lo sa che sto dicendo il vero. E dopo lui se l'ha legata al dito. Poi lui è passato a offendermi, mi ha offeso nei suoi ultimi commenti ai miei video, mi ha offeso, allora io l'ho bloccato. Adesso c'è il dente avvelenato perché l'ho bloccato, e dice che lui mi voleva pure dare un contributo economico. Vabbè, poi se lo cercherò, eccolo, sì. Poi c'è Jorek. Guardate che bello, che belle cose. Cari, quando voi mi rimproverate dicendo che io mi fermo sulle critiche, però voi sorvolate sulle offese, non andiamo d'accordo così. Jorek, ma lo lasciate perdere sto disgraziato. non ho mica scritto io queste cose. La prima volta che l'ho visto ho pensato, questo è un cazzaro alla ribalta, e non mi sbagliavo. Ma perché ci perdi tempo, caro, per un cazzaro alla ribalta come me? Ma ignorami, no? Ignorami, caro. Poi, ecco, Le Paul, Quoto è un poveraccio. Io è un poveraccio che spara solo grandi stronzate, tutto lì, non se lo fila nessuno, e tu mi fili però, caro, perché mi hai dedicato questo commento. Io non so chi tu sia, ma tu lo sai chi io sono, si vede che tu ci sei venuto su questa bella piccola TV pubblica sulla quale io ho anche, diciamo così, qualche contributo da YouTube, perché YouTube ci mette della bella pubblicità sul mio canale, mi dà un contributo per questi video, tu ci vieni, tu mi conosci, io non ti conosco, caro, non so chi tu sia, non se lo fila nessuno. Andiamo, se YouTube mi dà un po' di soldini, mi dà, perché dici che non mi fila nessuno? Vai a vedere, sono partner, ho la partnership, prova anche tu a diventare partner di YouTube, se ci riesci, provaci, caro, e ho 70 anni compiuti, caro.
Poi, ecco, torna ancora quello, e torna ancora quello che ha dentro avvelenato perché l'ho bloccato, e continua anche lui a imperversare, siccome l'ho bloccato, dopo che avevo offeso un mio amico telespettatore, l'aveva offeso pubblicamente sul profilo, e dopo che lui, tutto arrabbiato, perché io avevo detto che non rifarei più questi commenti sul mio profilo contro gli amici telespettatori, e se no ti blocco. Dopo lui, tutto arrabbiato, mi ha scritto qualche offesa, e allora io l'ho bloccato, e qua, tutto arrabbiato, mi continua a intervenire. Poi ho Cloud87, di nuovo interviene, ed è un intervento che mi piace molto. Queste sono le cose che apprezzo. A me questo video di Serafino Massoni mi ha fatto letteralmente morire dalle risate. Questo sì che va bene. Io voglio che la gente stia bene. Se con i miei video li faccio morire dalle risate, vuol dire che i miei video hanno raggiunto l'obiettivo di rendere felici i miei telespettatori. Ecco, poi eccolo qua, torna ancora in cauda venenum, torna ancora quello che non voglio nominare, e il quale dice che io, è sempre quello che ho dovuto bloccare su YouTube, bene, perché era diventato offensivo. Prima offensivo con i miei amici, un mio amico telespettatore, e poi offensivo con me, e l'ho bloccato, ci mancherebbe altro. E tu, caro amico, le offese contro di me le vai a scrivere da un'altra parte. No, 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 non sulla mia piccola televisione, capito? Piccola televisione per la quale ho anche qualche contributo da YouTube, del quale YouTube io sono partner. È stato YouTube che mi ha conferito la partnership, caro amico che non ti nomino, ma sai chi sei. Dice: nota bene, io gli avevo offerto anche un sostegno economico per questa sua attività in precedenza. Non mi ricordo, caro amico, mi pare di aver ricevuto un messaggio del genere, ma io non gli ho dato un importante, ma quale contributo economico mi vuoi dare, caro amico? A me basta, è quello che mi passa YouTube, caro, sai? Io, vedi, mi esprimo liberamente, ho più di 70 anni, i miei colleghi presidi di liceo come me, adesso sono al massimo, sono a basso, al massimo vanno a giocare a bocce, vedi qua, io ho questo. C'ho questo canale, questa bella, bella piccola TV pubblica, alla quale piccola TV pubblica YouTube ha riconosciuto la partnership, cioè mi ha preso come partner, c'è tanta pubblicità, prendo anche un po' di soldini, oltre alla pensione di preside di liceo, prendo anche un po' di soldini, caro, cosa vuoi che me ne importa? Me ne importi del tuo contributo? Va bene, caro. Allora, caro, a te e a tutti voi, del canale, del blog, dello spazio Uomini 3000, e consiglio la lettura anche in una biblioteca comunale, cioè gratuitamente, di questo romanzo storico mitologico La stirpe del serpente, e che illustra come nasce la famiglia monogamica patriarcale. Che cos'è il matrimonio monogamico patriarcale? Quel matrimonio che ci accompagna da quando è nato il patriarcato sino ad oggi. E che da tante sofferenze, da tante sofferenze, tante sofferenze. Ah, poi, e mi raccomando, vi rinvio a un mio video precedente intitolato Moglie e convento. Moglie e convento. Va bene, cari amici, io vi sono grato, però non è vero, che non ho evidenziato le critiche costruttive, però devo evidenziare anche le offese, Avete visto che offese che mi hanno dato, vero? Avete visto, A me non importa niente, però ricordiamocene che ci sono tante offese. Io non ho mai usato queste parole. Sono 3 anni e 2 mesi, sono 38-39 mesi che sono su YouTube. Non ho mai usato queste parole nei confronti di nessuno. Va bene, grazie, grazie a tutti voi, e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.